massimo, fermarsi per tanto tempo in nessun tipo di attività, poi devi ripartire, non è mai semplice. Sicuramente il Catania però rispetto alle altre ha consumato un pochettino di più, visto anche il ritardo con cui è partito, quindi sicuramente ha potuto lavorare un po' su tanti aspetti. Poi per quanto riguarda che il fatto si sia ripreso, credo che il Catania abbia fatto un campionato di livello importante, la classifica dice questo, quindi al di là degli alti e bassi che ce l'hanno tutti, la Juve ha già fatto un campionato secondo me incredibile, quindi sono loro che vanno forte, poi per il resto credo che le altre squadre stiano facendo un campionato importante tutte quante, e quindi Catania in linea con quello, con i propri obiettivi, e quindi io sono tranquillo che il lavoro che stanno facendo e la crescita è costante, quindi rimaniamo fiduciosi. Sicuramente è una partita, sì, Siracusano sta attraversando sicuramente un momento buono, dato anche dal fatto dei tanti cambi della, sicuramente lì torniamo a quello che ti dico io, a stravolgere, comunque non partire con un'idea precisa e lavorarci dall'inizio e stravolgere in corso non porta secondo me mai lontano, questa è la mia idea, quindi questi cambiamenti hanno portato a questa situazione, però all'interno per me Siracusa è sempre un organico di rilievo importante, quindi è in un derby, in una partita del genere i valori non vengono mai rispettati a fondo, quindi sarà sicuramente diversa, non conteranno il terzo posto, il sedicesimo del Siracusa, ma conteranno altre cose, quindi Catania non deve guardare troppo la classifica, anche perché comunque Andrea sotto i Nets, quindi ci sono tante cose, Siracusa ci sono giocatori molto forti, importanti, che possono sbloccare la partita, come Catania, che possono sbloccare la partita in qualsiasi occasione, quindi no, non si devono far illudere dal momento del Siracusa o dalla classifica.